abbiamo realmente rivoluzionato Dublino. Cioè non è stato un ritocco, un piccolo lifting, è stato proprio un intervento maxillofacciale. Noi abbiamo cambiato i connotati a Dublino. Per quanto riguarda l'Italia, vedo che la Ferrara scrive, scrivi. Perché? Perché ve lo dico subito. Qual era il punto centrale tragico per quanto riguarda l'Italia? Fermo restando che noi, io, la Schlein e anche altri presumo, abbiamo avuto una posizione delicata, perché noi non solo, e tanto non sono giornalisti questi, se no dovremmo avere una conferenza stampa fuori. Chi sono? Trenis? Trenis di che? Trenis di? Ah, servizi di cerca, bene, tutti i ragazzi, bravo. Allora, noi abbiamo cancellato un punto centrale che è l'ingresso illegale nel paese di primo accesso, cioè l'Italia. Alla fine, quando non c'era il primo criterio, che è il più importante, quello familiare, rimanevano tutti in Italia perché si faceva valere il terzo criterio, quello dell'ingresso illegale, che è stato cancellato, la prima. La seconda, una cosa rivoluzionaria, voi vi ricordate che c'erano le quote, che la Commissione europea aveva messo delle quote per rimandare i migranti e distribuirli in Europa, negli Stati membri, a 150, cioè quando un paese era saturo fine al 150, poi venivano ricollocati, ridistribuiti. No, abbiamo tolto le quote, quindi il meccanismo di solidarietà viene reso obbligatorio in tutti i Paesi membri, e cioè quando non ci sono criteri familiari o altro, visti, diplomi, eccetera, quindi ridistribuzione maggiore, il migrante che ha diritto viene inserito in una rete automatizzata e viene ridistribuito obbligatoriamente negli Stati membri europei. Ecco perché è talmente valido questo sistema che noi abbiamo rivoluzionato, che qualcuno minore, mezzo minorato, minore, sta raccogliendo le firme, perché sono i paesi che non vogliono la solidarietà obbligatoria, ma vogliono che il sistema debba rimanere così com'è, e cioè che ce li teniamo tutti noi. Tra l'altro, noi abbiamo snellito le procedure, e poi mi taccio e parla Elli, perché, oppure chi desidera, perché il criterio familiare, vi ricordate che se hai un parente puoi andare dall'Italia alla Germania, in Francia o altro, era a carico dell'Italia, del primo paese di accesso. Invece adesso, con la Light Family Reunification, è a carico dello Stato membro dove viene identificato il familiare. Abbiamo inserito anche aiuti economici dell'Unione Europea su tutto, quindi è coperto anche dal punto di vista economico. Quindi noi crediamo che è una grossa rivoluzione e un risultato eccellente ed eccezionale per l'Europa, ma soprattutto per il nostro Paese. La principale svolta, come già diceva la collega Mussolini, sta nella cancellazione dell'ipocrita criterio del primo paese di accesso irregolare, che non era mai stato toccato nelle due precedenti riforme, che finalmente abbiamo stralciato, sostituendolo con un meccanismo permanente e automatico di ricollocamento, a cui tutti gli Stati membri sono tenuti a partecipare a pena di conseguenze sui fondi strutturali. Altro messaggio chiaro ai paesi più riluttanti a fare ricollocamento obbligatorie, cioè non si possono volere solo i benefici di far parte di un'unione, bisogna condividere anche le responsabilità che ne derivano. Questo ricollocamento appunto scatterebbe
qualora non vi fossero legami significativi del richiedente con altri paesi membri, in modo automatico, senza aspettare, cioè, come proponeva la Commissione, che si arrivi a una certa soglia di richieste per l'attivazione del ricollocamento. Sarebbe automatico sulla base di un esame individuale se mancano legami significativi con altri paesi membri. Ora, nessun richiedente quindi potrà più essere rimandato in Italia o Grecia per il solo fatto di esservi arrivato. Questa è già la importante svolta. Se da un lato si dice che finalmente è stato eliminato il principio del paese di primo ingresso ed è stato introdotto un meccanismo di ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri, ecco, a mio avviso si tratta semplicemente di un qualcosa che è stato fatto nella forma, ma che nella sostanza non ha cambiato nulla, e mi spiego meglio. Noi abbiamo un testo che è stato votato dal Parlamento europeo pochi giorni fa, un testo riformato, che prevede non la cancellazione della responsabilità in capo ai paesi di primo ingresso, perché continuano ad essere gravati da una forte responsabilità e da oneri che prima paradossalmente non aveva. E in secondo luogo abbiamo un meccanismo di solidarietà che è una solidarietà ipocrita e filtrata. Mi riferisco in particolare all'articolo 9 e all'articolo 40 del regolamento di Dublino, così come riformati e votati poche settimane fa. L'articolo 9 introduce una procedura che è stata definita prima facie examination, ovvero una procedura che prevede di filtrare i cosiddetti migranti economici, cioè di filtrare coloro i quali sono unlikely to qualify for beneficiary, cioè hanno scarse probabilità di essere dei richiedenti asilo. Quindi il primo obiettivo che i paesi del Nord Europa si prefiggevano di raggiungere, ovvero quello di non avere dei migranti economici, è stato raggiunto, e la conseguenza è che i paesi di primo ingresso come l'Italia dovranno trattenere e non potranno ricollocare i migranti economici. Seconda procedura che i paesi di primo ingresso dovranno attuare è la procedura sulla sicurezza. Cioè, se a seguito di una verifica sui possibili rischi di sicurezza dovesse risultare che ci sono delle persone potenzialmente pericolose, anche queste dovranno restare nel primo paese di ingresso. Non potranno essere ricollocate tra gli altri Stati membri. È l'articolo 40 del regolamento di Dublino. Anche in questo caso, dunque, obiettivo dei paesi del Nord Europa era quello di non avere persone potenzialmente pericolose. Conseguenza negativa per l'Italia è che le persone potenzialmente pericolose dovranno restare lì, in Italia o comunque nei paesi di primo ingresso. Ho capito i motivi dell'opposizione, che sono stati spiegati molto, che ha spiegato molto bene, però le chiedo, ma è possibile che questi motivi siano sufficienti a tenerci il sistema che abbiamo? Cioè, voglio dire, il fatto che comunque venga eliminato il principio del paese di primo arrivo, anche se con queste cose, queste debolezze che lei ha giustamente descritto, ma comunque politicamente non è un passo avanti il fatto di non avere più questo principio iscritto nelle regole europee e poter così poi cominciare a lavorare anche. Grazie. Grazie. Ripetiamo lo stesso ordine, onorevole Mussolini. Molto bene, una domanda centrata, perché forse ci vogliono far rimanere nell'illegalità. Il nostro paese è stato anche sanzionato perché questo Dublino non solo non funziona, ma non vengono fatte le registrazioni, e l'effetto reale è che le persone che vengono in Italia o rimangono fuori dal regolamento di Dublino o vanno con movimenti secondari in tutti gli Stati membri. Quindi, detto questo, e voglio ricordare che per la Convenzione di Ginevra le domande devono essere tutte processate, non è che si può andare contro la Convenzione di Ginevra dal punto di vista dei diritti umani. Detto questo, io sono orgogliosa delle firme che hanno raccolto, perché vuol dire che
la rivoluzione che noi abbiamo fatto con Dublino funziona, vuol dire che i Visegrad, che sono contro l'accoglienza e la solidarietà dell'Europa, non la vogliono, vogliono i muri, non vogliono l'accoglienza regolare e legale, hanno capito che Dublino per loro è pericoloso perché sostiene e sancisce la solidarietà obbligatoria, e hanno raccolto 80 firme, niente. Noi abbiamo un gruppo di 200 rotti, quanti sono i nostri deputati? Assolutamente la posizione di Weber è chiarissima. Hanno addirittura il capodelegazione dei cechi, della Repubblica Ceca, ha detto che sanno loro che sono fuori tempo massimo. È un, questo Tomas Tchaikovsky, un po' come cavolo, Zdekovsky, collega tuo, non mio. Vabbè, c'è un cognome che Zdekovsky ha raccolto queste firmarelle, hanno firmato i Visegrad, questi qua, gli ungheresi, polacchi, ma niente di che, proprio perché è una rivoluzione. Allora, domani ci sarà questo voto in aula, tra l'altro ignoranti, perché dato che non andava in aula, noi abbiamo fatto anche delle riunioni al working group, eccetera, e questo è un dato tecnico, quindi loro tenteranno, come dice lei, di farlo andare in aula. Se va in aula, ve lo dico subito, diventa una situazione ingestibile, perché attaccano con gli emendamenti gente che non ha mai seguito, che non sa di che cosa si sta parlando, quindi diventa un fatto assurdo. Invece noi crediamo che sicuramente domani, ve lo dico, se no vado da Tchaikovsky, come si chiama, Chopin, e lo diciamo, non succederà, no, non succederà. In politica mai dire mai, non succede. Sono contenta che l'abbiano fatto, vuol dire che abbiamo fatto bene, abbiamo centrato l'obiettivo. Stanno come i pazzi, sono neri, verdi di bile. Grazie. La verità è che non si può stabilire se un richiedente ha diritto o meno alla protezione prima di aver esaminato nel merito la sua richiesta d'asilo. La vittoria di questa riforma è proprio aver stabilito una condivisione obbligatoria degli oneri dell'esame di questa richiesta tra tutti i paesi europei. Quindi mi dispiace non essere affatto d'accordo, mi sembra che abbiano letto un altro testo i colleghi del 5 Stelle. Anzitutto perché, ma ce l'ho davanti anch'io, guarda Laura, ci ho lavorato come sai un anno e mezzo. Ma questo, se mi lasci finire, questo per dire che sulla sicurezza non si aggiunge niente a quello che già avviene, cioè per Eurodac si prendono le impronte di chi si registra all'arrivo e si verifica nei database rilevanti nazionali ed europei se queste persone potessero costituire per gravi motivi, non per aver rubato una macchina, un rischio per la pubblica sicurezza. È assurdo dire che tutti i migranti economici rimarrebbero in Italia. Semplicemente si dice che se uno sulla richiesta d'asilo abbia scritto che è venuto perché gli piace l'Italia o per lavorare, in quel limitato caso rimarrebbe, diciamo, l'esame nel primo paese dove arriva. Però chi fa questa valutazione? Le autorità del primo paese dove arriva, quindi le autorità italiane. Quindi non c'è alcun rischio che questo venga utilizzato per attirare maggiori responsabilità rispetto a quelle che si hanno già. Rispondi immediatamente alla domanda se sia meglio la situazione attuale o il testo riformato. A nostro avviso, in un bilanciamento di cose positive e negative, evidentemente abbiamo ritenuto che prevalessero quelle negative. Perché? Paradossalmente, il discorso dei movimenti secondari che citava prima Alessandra Mussolini non è un problema nostro, non è una preoccupazione dell'Italia. Parliamoci con estrema schiettezza, i movimenti secondari hanno giovato all'Italia finora, hanno rappresentato una boccata d'ossigeno, perché tutte le persone che arrivavano in Italia, e arrivavano in Italia perché era il passaggio forzato per l'Europa, cercavano di raggiungere altri paesi dove erano presenti dei parenti, dei familiari o dove comunque volevano andare, non perché volessero restare in Italia. Dunque il discorso di bloccare i movimenti secondari era una preoccupazione dei paesi del nord Europa ed è un obiettivo che hanno raggiunto a scapito dei paesi come l'Italia, perché in questo modo sono costretti a restare in Italia i cosiddetti migranti economici o le persone potenzialmente pericolose. Però non può dire una cosa poi, tecnica così, scusami, vanno nel sistema automatizzato, ma non puoi dire cose non vere, se no è inutile che siamo qua, parliamo di Topolino. Dottor Jekyll e Mr. Hyde,
dato che io ho partecipato al regolamento qualifiche che viene dopo Dublino, cioè prima arrivano i migranti e arrivano sul territorio europeo e lì arriva Dublino e comincia a stabilire se hai diritto o se non hai diritto. I 5 Stelle, che non so se sono per la legalità o meno, o a modo loro, che è tutta relativa, volevano nel regolamento qualifiche, quindi in Italia dicono una cosa, mentre qui in Europa hanno presentato emendamenti che volevano aprire ai migranti economici, ai migranti climatici, ai migranti dove ci sono disastri naturali, alle famiglie nate dopo, costituitesi dopo l'ingresso dei migranti sul territorio italiano e degli Stati membri. Quindi praticamente facevano saltare tutto il sistema, non so neanche con quali soldi. Quindi loro sono extra GUE, extra sinistra della sinistra qua. Poi in Italia fanno un'altra cosa, fanno Grillo. Grillo in Italia e qua sono red, non so come dire, sono più red del red, non so che sono, oltre la GUE. Quindi questi emendamenti che loro hanno presentato, che stanno praticamente sulla sicurezza, procedure accelerate che ci sono smentite, alla fine hanno partecipato relativamente, poi votano contro, ognuno fa quello che vuole perché siamo in democrazia, però non venite a raccontare bugie perché qua abbiamo partecipato tutti, voi siete dottor Jekyll e Mr. Hyde, okay. Una cosa dite in Italia, una cosa fate qua. Con questa non potranno più rimandare le persone, come succedeva fino adesso, in Italia e Grecia solo per il fatto di esservi arrivate, proprio perché il meccanismo è automatico, come chiedevate voi nei vostri 70 emendamenti, ed è il motivo per cui per 8 mesi abbiamo lavorato insieme sugli emendamenti fino al punto in cui c'è stata evidentemente una svolta e non si è più riusciti a lavorare insieme. Noi abbiamo presentato degli emendamenti sui rifugiati ambientali e caspita, non possiamo far finta che non esistano i cambiamenti climatici, non possiamo far finta che ci siano delle persone che scappano, ma no, ma non è troppo caldo, insomma, bisognerebbe avere una consapevolezza e un'informazione decisamente maggiore. Non possiamo ignorare ciò che sta accadendo, se ci sono delle persone che hanno diritto a ricevere la protezione internazionale, questo va accordato in base a quanto prevede la Convenzione di Ginevra, in base a quanto prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e tutta la normativa in materia. Dunque, noi siamo per la legalità, ci proviamo, quantomeno la nostra direzione va in quel senso. Poi, voglio dire, c'è a chi può piacere, chi non può piacere, chi è d'accordo o meno, però il nostro sforzo è massimo.